Ecco, mo pari un One Direction. Vero, Hashtag sono One un quiz. Direction. Ragazzi, bella, siamo tornati, siamo qui con un nuovo video su Fanfiction. Quello dell'altra volta, vi ricordate dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti dove lei, la nostra Cecilia, aga Cecilia, aga Agab, che fa praticamente, che faceva, visto te che baciavi, cioè, lei è innamorata di te, e però visto te che baciavi quella lì. Sì. Perché io sono puttaniere. Io sto con Greta Menchi. Il risultato è che io sto con Greta Menchi. Non so come, però ci sto. Io in tutte le fanfiction sono sempre uguale. Vai, vai, allora facci Rina, tu fai Mateusz. Ok. Ti posso fare Mateusz e tu fai Rina? No. Ok. Vabbè, posso. Vai, vai, Mateusz. Vai. Ma mai visto baciare Tamara? Eh sì, allora. Anzi, aspetta, rifallo, 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 vai. Ridillo. Aspetta. Vieni a da ridere, porca troia. Mamma. Va bene. Non riesco a interpretare me stesso. Vai. È una cosa impressionante. Ma hai visto baciata Mara? Ma hai visto baciata Mara? Eh sì. Allora non aiuti se fai così. Guarda che mi ha baciato lei. Non mi piace uno che bacia tutte. Ascolta, carino, non mi interessa quello che fai. Ah, davvero? Ah, perché sei scappata quando t'ho chiamato? No, non avevo voglia di sentire le tue scuse. Qualcuno oggi giro del culo? C'ho il ciclo. Fanculo. Feci per andarmene, ma lui mi prese per il polso e mi baciò. No, non mi prese per il polso, non mi baciò, questa è censurata. Culo, vai. Mi staccai riluttante, quindi ha mangiato anche pesante perché rilutta, e gli dissi: che cazzo fai? Non ti do un bacio. Rispose lui, non curante di ciò che era suppesso. Appena. Suppresso. No, caro, Tu non puoi prima baciare quella zoccola e poi me. Io non sono il tuo giocattolino. Ma che cazzo pensi che io sia? Una di quelle tue puttanelle? Una di quelle tue puttanelle? Dove stanno tutte queste mie puttanelle? Me ne andai incazzata. Povero Mateusz. Nessuno mi aveva rifiutato. Prima sembra che lei sia interessata a me e poi per un bacio se ne va via tutta incazzata. Pensavo di farle un favore. Ammazza che sono. Ma il pop è molti. Decisi di restare a pranzo con Matteo. Dove cazzo stava Matteo tutto ciò? Si era fatto tardi e avendo la macchina rotta andai verso la fermata dell'autobus. Per strada... Ah, sei te quindi sempre? No. No. Per strada vidi Tamara con il suo... Ah sì. Feci finta di non vederla, quindi abbassai la testa e continuai dritto. Ma lei mi vide e mi chiamò... Mi dà fastidio leggere così. Con la sua voce irritante. Non mi piaceva Tamara... Tampara. Non mi piaceva Tamara. Manco un po'. Ma finché si trattava di sesso per me andava bene, mi interessava il suo corpo, non lei. E mandavo un passaggio. Ah, fermo. Se io me lo faccio Tamara. Ah sì, scusa. Ehi! No, dai! Matteo, ci vuoi un passaggio? Nella mia figa. Mazza, rompi i coglioni. Oddio che odio, dico una cifra. Pensa tra me. No, grazie, vado a piedi. Perché no? Scusa, è per quella puttanella di oggi. Come si chiama? Irina, mi pare. Tutte puttane, vai. Non provare a chiamarla, ma vaffanculo. Ma per favore. Ti importa di lei per caso? Cosa? Cioè, no. Ah, perché dico, non provare a chiamarla. Beh, il passaggio è ancora valido comunque. Vabbè, ma poi convinto. Sai cosa facciamo dopo? T'ho convinto? Sì, dove do si va? A casa mia? Si va qui. A casa mia. A fa che? Giochiamo a LOL. Beh, hai detto che non ti interessa. Ah, andiamo. Dai. Tornai a casa mia e di David, che mi stava aspettando per cena. Ma perché devo venire a cena da te? Scusa, vabbè. Dove sei stato? Sei mia madre. Ma che casa di una? Chi? Irina? No, Tamara. non mi interessa Irina. No, la festa sembrava al contrario, però. Ero ubriaco. Sì, ho bevuto troppo. Vabbè, fratello, dici te. Come se una birra. Come se una birra. Cos'è? Da quanto è che non si fa una birra? Per vino. Infatti, poverina. Passai il resto della giornata da Nicole, cercando di non pensare al bacio avuto con Mateusz. Mi faceva incazzare il fatto che mi avesse trattato come un giocattolino, solo per soddisfare i suoi capricci da bambino viziato. Perché parlo così? Non lo so. Irina, ci sei? No, Nicole. Faccio io Nicole. Sì, sì. Capito, tante femmine, faccio tutte io. Bravo. Irina, ci sei? Insomma, come mi sta questo vestito? Ma come cazzo stai parlando? Ma che è trans, Nicole? Irina. Porco tu. Irina, ci sei? Insomma, come mi sta questo vestito? Mi disse Nicole, facendomi risvegliare dai miei pensieri. Tra 3 giorni saremo dovute andare ad una festa. Ma te prepari 3 giorni prima, cioè non sì, scusa, stavo pensando a una cosa che mi è successa oggi. Che cosa? Dai, racconta. Riguarda Mateusz. E allora? Raccontai l'accaduto a Nicole, che disse... Io l'avrei smembrato e fatto bruciare al rogo. Io l'ho sempre detto che i ragazzi ragionano con l'uccello. Capiscimi, non sapevo che fare, risposi io. Vabbè, non ci pensare, proviamo altri vestiti.
Madeusz mi inizia ad interessare, ma lui era sempre quel misterioso, così misterioso, che non sapevo mai quello che provasse. Non avevo idea di come comportarmi con lui. Spazio Autrice, spero che il capitolo vi piaccia. Continuate a votare. Alla prossima. Sono Bam! io! Uscimmo dal negozio. Nicole, come sempre, aveva comprato veramente troppi vestiti, che alla fine non avrebbe indossato mai. Sentì il telefono di Nicole squillare. Devo farlo io. Fammi un po' di interpretazione. Tararattatara. Ehi! No, guarda, sono con Irina. Vabbè, vieni anche te, dai. Sì, ti aspettiamo all'uscita, ok? A dopo. Cioè, ha fatto pure le pause della telefonata, regà! Sta proprio avanti! Sono forte. Chi era? Le dissi. Era Giorgia, un'amica di Davide, l'ho conosciuta la settimana scorsa. Ah, ok. Ci dirigemmo verso l'uscita e ci sedemmo ad aspettare Giorgia. Presi il telefono ed entrai su Instagram. Dopo circa una quindicina di minuti arrivò. Era veramente bellissima, aveva dei lunghi capelli castani. E la cosa che si notava di più era il suo enorme sorriso. Ciao, piacere, Irina, dissi sorridentemente, sorridendole. Giorgia, piacere, rispose. Andammo tutte e tre da Burger King a cenare. Vedi chi preferisce il Burger King al Mac? Dopo aver mangiato, ci recammo a casa di Nicole. Feci subito amicizia con Giorgia. È una ragazza molto simpatica. Quando arrivammo a casa erano le 23. La mia migliore amica prese tre bottiglie di Jack Daniels. E poi finì male. Sì, cioè poi muoiono. Per una sera voglio lasciarmi andare. Attaccammo la musica e Nicole tirò fuori una bustina contenente dell'erba. Iniziò. Ah, ero contraria, ma alla fine. Sta a squillare il telefono, risponde. All'inizio ero contraria, ma alla fine, sti cazzi. Dopo circa 3 ore chiesi, per quanto riuscissi a parlare, di essere riaccompagnata a casa. Andammo a piedi perché Giorgio non riusciva a salire in macchina. Ah, però andò a piedi, sì, ma che cazzo vuol dire? Così Scusa. dissi, ubriache? Fatte a piedi di notte? Fantastico, dobbiamo ridere senza motivo. Mi risvegliai la mattina dentro la vasca da bagno, mi alzai con la fatica e mi guardai allo specchio. Ero in condizioni veramente pietose. Scesi in cucina e trovai mia madre e mia sorella, Clelia, intente a fare colazione. Mia mamma mi guardò con espressione incredula, non sembrava arrabbiata, solo un po' spaventata. Mia sorella disse: oggi sembri più bella del solito, disse ironica. Irina, ironica. Non rompete i coglioni! Irina! Urlò mia madre. Dai, falla di mo', fai la madre, dai. Irina! Aspetta, no, fallo Ah, prima. ok. Oggi sembri più bella del solito. La sorella ha detto. Ironica. Irinica. Irina. Dai, ma fallo. io devo fare la Falli madre. tutte e due. Mi faccio Irina e te fai tutto. Oggi sembra più bella del solito. Non rompi i coglioni. Irina! Cazzo, urli. Sorry, not sorry. Risposi facendo Acab! roccio. Colpi di scena! Andai in bagno e mi lavai. Misi i vestiti e mi truccai. Presi lo zaino e mi affettai. Mi Affettai. affettai. Arrivato a scuola, andai al solito muretto. Trovai Giorgia, Matteo, Nicole, Davide, Matteo, Tamara, Esteban, cambiasso. Ehi. Dissero tutti tranne Tamara che mi squadrò. Insomma, ieri avete fatto casino? Dissi io. Perché non lo diresti mai così? Che Insomma, ieri avete fatto bordello. No, insomma, ieri. cazzo avete fatto ieri? Cazzo. Ah, già, immagino. Ah, già, immagino. Ah, sì, vedi. Immagino. Ma una cifra. Ah, sì. Cazzo. Ah, sì, costa ingannata poi. Disse Matteo, riferendosi a Giorgio, sorridendole. Sono così carini. Senti, ma costa ingannata. Suona la campana. Perché lui è burino e derivoli. Suonò la campanella e andammo in classe. Suonò la campanella della recreazione e andai al distributore. Ah, già, vabbè. Cioè, non succede No, niente. Facciamo matematica. no, No. niente. Suonò la campanella della recreazione e andai al distributore. Lì trovai Matteo che stava prendendo la Kinder Delizio con lo sconto del 12%. Oddio, un genio, t'ha Zitto. citato! Si girò verso di me e mi sorrise. La odio. Gli diedi una Lo spintina e lui mi disse: odio. Insomma, fa male. Taci. Tua. Lui mi prese a mo' di sacco di patate ed io iniziai a gridare. Lui mi mise giù e ci guardammo. Col bel sorriso che hai, diventai rossa. Rossita. Suonò la campanella della fine. Non fate caso alla stampante dietro che ha vita propria. Ogni tanto parte e stampa cazzi suoi. Mi disse: scusa per l'altra volta. Dimmi, scusa. Scusa per l'altra volta. Non fa niente, dai. Lui mi diede un abbraccio. Non mi sputa però, cioè mi dà un abbraccio o non mi sputa. Lui mi diede un abbraccio, non me lo aspettavo, così all'inizio rimasi impassibile, ma poi ricambiai. Sprofondai nelle sue braccia, mi sentivo protetta, ad un certo punto sentivo la prof di francese dire: Pellegrini, Pellegrini. Maioti, non siamo a bar.
Tornate subito in classe. Mi staccai frettolosamente per dirigermi in classe. Mi girai verso di lui e gli sorrisi. Spaziatrice. Ragazzi, questa è una fanfiction, quindi i personaggi sono inventati, i loro caratteri non sono così. E soprattutto la protagonista non sono io. Detto questo, spero che il capitolo vi sia piaciuto. Lasciate un commento e porca e una stella. Ragazzi, anche questa fanfiction è finita. Ovviamente noi invitiamo la nostra Cecilia aka Kinder Delis a continuare questo video. E niente, se cioè, lei lasciamo, video. Lasciamo 5.000 like, certo, perché noi lasciamo YouTube. Lasciamo 5.000 like, è bella.